Dopo 3 anni torna un po' in poggio tra i borghi e le colline di Prato e Vaiano. Camminata ecologica e non competitiva organizzata dal gruppo podistico Croce d'Oro che quest'anno festeggia i 50 anni dalla fondazione. La novità della 23ª edizione, l'appuntamento è per domenica 3 aprile, oltre al numero chiuso di 1200 iscritti, è una rinnovata attenzione all'ambiente. È una manifestazione ecologica perché noi già da due o tre manifestazioni abbiamo eliminato i bicchieri di plastica usa e getta per non creare montagne di rifiuti, e quest'anno abbiamo abolito anche le bottigliette di acqua. Infatti diremo una borraccia e una bottiglietta per partenza, sì, per riempire la borraccia. Successivamente i partecipanti dovranno approvvigionarsi dell'acqua dalle fonti che ci sono lungo il percorso e che saranno segnalate. Il percorso prevede 3 anelli concentrici, il più ampio di 20 km arriva a San Leonardo con partenza da Piazza Mercatale, il medio di 14 km a Gamberame e il più corto di 6 km a Filettole. Alla partenza l'iscrizione deve essere fatta tramite la mail iscrizione@unpodipoggio.it, verrà consegnato il kit. Riparte quest'anno e questo è veramente anche un altro segnale importante della ripartenza, perché lo sport è anche questo, è anche ripartenza. E domenica, con la manifestazione un po' in poggio, sicuramente ci sarà un tassello in più, in positivo, in questa direzione.